Dopo la buona prova del secondo capitolo, i ragazzi di Rebellion tornano con Sniper Elite 3, intenzionati a portare un certo numero di novità nell'ambito ormai più che noto del cecchinaggio. L'occasione è ottima per raccontare un retroscena della Seconda Guerra Mondiale poco conosciuto, ossia i combattimenti sul fronte africano. Sin dalla prima missione, Sniper Elite 3 introduce il giocatore ad un gameplay meno legato alla linearità che caratterizzava il predecessore. Infiltrati dietro le linee nemiche, ci troviamo inseriti in contesti aperti di grandi dimensioni, con una serie di obiettivi da completare non cronologicamente. Le aree circostanti i bersagli sono molto ben pattugliate dalle forze nemiche, rendendo necessario lo scouting a base di binocolo, grazie al quale è possibile marcare fino a 7 bersagli. Nel caso in cui il livello presenti espedienti atti a mascherare il rumore degli spari, sarà sufficiente scegliere bersagli isolati e premere il grilletto al momento giusto, godendosi come sempre la killcam a raggi X. In caso contrario, in seguito allo sparo, i nemici avvieranno delle ricerche in direzione del colpo subito, rendendo necessario un riposizionamento. Questa operazione di sfoltimento delle linee nemiche rimane la più soddisfacente dell'esperienza ludica, sebbene mostri alcuni cedimenti. A prescindere dal livello di difficoltà, i nemici dispongono di un raggio di consapevolezza molto limitato. Secondariamente, la loro capacità di effettuare ricerche non sempre si rivela efficiente, facendo sì che in alcuni livelli fare la spola tra due punti di cecchinaggio sia più che sufficiente per decimare decine di avversari. A questo si aggiunge una certa ripetitività degli obiettivi da completare. Sebbene le mappe cerchino di variare la formula di base, la sensazione di ripetizione è comunque presente, nonostante la longevità già non eccezionale, tra le 7 e le 10 ore a seconda della difficoltà. I livelli aperti richiedono in più di un'occasione un'infiltrazione a base di stealth, che a causa dell'intelligenza artificiale poco accorta non convince. Evitare le pattuglie ed eliminare gli avversari isolati si rivela un'attività sin troppo semplice per soddisfare davvero. Tutto questo rimane valido anche in caso si giochi al massimo livello di difficoltà. La completa disattivazione dell'interfaccia rende senza dubbio più appagante l'attività di cecchinaggio, ma la limitata reattività dei nemici rimane del tutto invariata. A fronte di queste considerazioni, ci si chiede perché Rebellion abbia voluto scommettere sui livelli aperti. Una più onesta campagna lineare, magari corredata da un upgrade alle intelligenze artificiali, avrebbe probabilmente valorizzato in maniera più incisiva le caratteristiche tipiche della serie. Così come nel predecessore, torna la possibilità di affrontare la campagna singolo giocatore anche in cooperativa online, tutto sommato gradita, nonostante il livello di sfida ulteriormente ridotto. Relativamente al comparto multigiocatore competitivo, si tratta di un'aggiunta di corredo, in grado di impegnare al massimo per qualche ora. Le mappe sono 5, divise nel mezzo per evitare il più possibile scontri ravvicinati. La modalità più originale rimane Raid alla distanza, che richiede di accumulare quanti più metri possibile uccidendo dalla lontananza, accompagnata da classici deathmatch. Anche in questo caso l'ottimizzazione non è delle migliori. Il matchmaking mostra diversi problemi nel suddividere equamente le squadre, e le hitbox si rivelano molto più imprecise di quelle del singolo giocatore. La versione PlayStation 4 da noi provata ha mostrato una discreta resa grafica, sebbene ancora indietro sotto diversi punti di vista. Le dimensioni dei livelli sono più che rispettabili, ma la densità poligonale di edifici e veicoli lascia per contro a desiderare, così come una buona parte delle texture. Il filtro anti-aliasing lavora peraltro bene, ripulendo a dovere i contorni e la draw distance si attesta su livelli accettabili. Comparto animazioni ed effettistica rimangono tuttavia ancorati alla precedente generazione, e non nelle sue migliori espressioni, un fattore al quale bisogna purtroppo aggiungere la scarsa ottimizzazione. Bisogna infatti considerare il manifestarsi di una discreta collezione di bug, tra evidenti compenetrazioni poligonali, ragdoll impazzite e totali blackout dell'intelligenza artificiale. Ancora una volta risulta evidente come il passaggio a livelli più ampi non sia stato supportato da un'ottimizzazione accorta, finendo per trascurare la qualità a relativo favore della quantità. Cercando di fare un passo avanti, i ragazzi di Rebellion hanno rischiato invece di farne due indietro. Nel tentativo di allargare e rinnovare il contesto, tra obiettivi non cronologici e ampi livelli da esplorare, emerge una mancanza di rifiniture in una moltitudine di campi. A rimanere fortunatamente intatta è quella notevole messa in scena dell'arte del cecchinaggio, da sola ancora in grado di reggere buona parte della produzione, a patto di riuscire a digerire senza problemi le cruentissime killcam.